cambio soprattutto in questa fase, perché nella prima fase giocare il giovedì per quanto riguarda l'Europa League, ma hai avversari più abbordabili rispetto alla Champions, che ti porta via energie nervose e fisiche con avversari diversi. Adesso cambia perché io ho commentato la Roma e anche lì gente che, faccio un nome, Bruno Perez aveva fatto 8 su 8, comincia a stare in panchina, non gioca più, entrano i titolari perché vedi l'obiettivo. Quindi il Milan sicuramente ha pagato questo. Poi dopo il Milan è venuto fuori nel finale perché i 4 cambi hanno dato ancora linfa a questa squadra. Saelemaekers, Brahim Diaz, Rebic, lo stesso Mate, hanno dato e ha spinto il Milan, perché nel finale il Milan ha giocato anche bene, con orgoglio, con impeto per cercare di recuperare. E poi c'è da dire però che Napoli a quel punto è un po' arretrato, perché questi erano tre punti fondamentali. Sì, secondo me.